Il calcio compie 160 anni. Nel 1860 la prima partita ufficiale in Inghilterra, un gioco preso molto sul serio che fa divertire il mondo. Marco Franzelli. Il Big Bang ha una data, 26 dicembre 1860. L'universo del pallone prende vita, Sheffield batte Hallam 2-0. Una foto per una partita che dura da 160 anni. Il calcio, la nostra storia, l'Italia che vince due mondiali, anni 30, che piange la tragedia del grande Torino, dolore di un paese appena uscito dalla guerra. Nessuno vuol mancare all'ultima sfilata dei campioni granata. Tutto il calcio minuto per minuto. Gli anni 60, il boom economico, tutto il calcio minuto per minuto, la colonna sonora della domenica. Enrico, ci sei, Ameri? A te la linea. Prima, vedete i giocatori che avanzano verso la linea centrale del campo. L'Italia che col calcio esce dagli anni di piombo, l'Italia di Bearzot e Pablito Rossi. Mentre cresce il fenomeno ultra, gli hooligans, tradimento della passione, la tragedia dell'Eisel. Gli anni 2000, il futuro che sembra spalancarsi, la nazionale di Lippi campione del mondo. Cambia la società con passi indietro, il razzismo, le discriminazioni che infestano gli stadi, ma anche passi avanti, il calcio femminile conquista il pubblico, una donna arbitra fa cadere un tabù. La tecnologia che domina, l'occhio della VAR, la TV che prende il sopravvento, la partita comunque va avanti. Ameri, mi senti? Ameri, non mi sente? Andiamo ancora a Napoli, Napoli, mi sentite? Mi sentite in Napoli? Non ci sentono? Andiamo ancora ad Atalanta? Cosa mangiavano?